ormai sera, siamo in un santuario che ci aiuta a vivere distesamente quest'ultimo momento eucaristico che è nato da questa notte, da stamattina, di contatto in tutto il mondo. Si chiama la festa dell'Epifania, la solennità dell'Epifania. E siccome siamo in familiarità possiamo anche annotare una cosa curiosa. Sì, si fa rima con un'espressione che può anche essere così, tanto di sollievo. Epifania, ogni festa porta via. E non c'è invece proprio niente di questo, è tutto il contrario. Si riparte dall'Epifania, il Natale scoppia e si completa con questa immagine che è un'immagine per il mondo. Proviamo a dire anche la scena del presepio di notte, poca gente, poche persone, poi muoversi dei pastori che si allargano, non c'è dubbio, e si allargano anche dando informazioni, esprimendo il loro parere. In pieno giorno del Natale poi si ha una specie di inno corale grandioso lasciato scritto dall'Evangelista Giovanni, che è praticamente un credo poderoso. Gustiamo però un momentino noi stasera, ripassando il Vangelo in particolare. E qui è appunto la centralità della scena, è quella di un movimento che viene non dal popolo ebraico ma da terre lontane, pare un oriente molto lontano anche, si chiamano i Magi, tra l'altro con curiosità, ma sono curiosità semplici, non c'è scritto che erano tre, c'è scritto alcuni, e comunque non sono ebrei, non sanno niente di ciò che è la cultura ebraica, era all'epoca anche la cultura ebraica. E ne abbiamo un saggio in quella grandiosa prima lettura, quando si vede indubbiamente, come dire, come una specie di canto, di annuncio cantato su Gerusalemme, che riprende la luce, che riprende la forza. Comunque sono questi alcuni magi, vengono dall'Oriente. Questa parola a me piace sottolinearla, perché dall'Oriente viene fuori il sole. E già questo è un segnale di un'apertura di un'altra giornata, di un'altra stagione, di un altro tempo, di un'altra prospettiva di vita. E vengono dall'Oriente in cerca, seguendo la stella, che indubbiamente tanti hanno scommesso, hanno cercato di capire se all'epoca c'era una cometa in cielo. Sono studi interessantissimi che danno anche qualche indicazione, ma la stella lì è veramente invece il segno, un segno, perché quella gente da lontano studiava il firmamento e seguiva appunto anche così quasi come distinto questo segnale, come un segnale di interiorità, sentirono, avvertirono la forza di muoversi per andare alla ricerca, poi anche perché qualcosa certamente avevano sentito dire di un'attesa di una stagione nuova nella vita del mondo, e loro in cerca di un bambino, colui che doveva nascere. Si muovono e a un certo momento si imbattono con una difficoltà, come abbiamo ascoltato, sappiamo, ma è bello suggerircelo adesso, in questo momento dell'Eucaristia, la stella non si vede più. E allora vanno a chiedere a chi doveva sapere molto di più. Loro non erano ebrei, non conoscevano a fondo la tradizione ebraica, ed entrando là invece si rivolgono a quanti più di loro dovevano sapere di tutta questa tradizione che annunciava luce, che annunciava potenza del mondo, redenzione del mondo, e che dava appunto anche i segnali che sarebbe nato un bambino che avrebbe portato una novità di vita. E allora vado in cerca, e sottolineiamo che per gustarla questa festa, ciò che a loro è stato risposto, ma non se ne sa niente qua. E questo è già un trauma per quella gente, molto evidente, e per altro verso è con un'espressione che ha avuto e ha una sua
forza nel racconto originario, ma che ci riguarda. Perché anche noi siamo interrogati, dov'è nato? Dov'è il vostro Cristo? Dov'è Gesù? E direi sempre più questa domanda, a parte che è bene che a un certo momento ciascuno di noi la prenda per se stesso per rispondere, dov'è il tuo Gesù? Dov'è il tuo Cristo? Dov'è nel cuore, dov'è? È un'intimità che sa, sì, grazie, ma dov'è la tua fede? Dov'è la tua forza? Dov'è la tua missione personale ed ecclesiale e anche nel sociale? Se vogliamo fare qualche esempio che ci provochi, per esempio, che cos'è? Se ci vengono da ogni parte del mondo adesso nuove culture, nuove persone, magari tribolatissime, allora anche no, stanno bene, e ci chiedessero, ma voi dov'è? Cosa potremmo dire? Prendiamo nota bene, mai mandare a informarsi, perché dopo la gente torna da noi. Perché bisogna che sia dato un segnale di stella per tutto il mondo. E quel segnale è, da ciascuno di noi, da tutti noi cristiani insieme, davvero la trasparenza della nostra fede, che non è trasparente se non è carità, perché si è presto a parlare qualcosa, eccetera, a difendere la propria fede, ma siamo sollecitati attraverso questa epifania ad essere un segno dell'epifania del Signore del mondo, non del nostro Signore, del nostro Signore che è Signore del mondo. Se pensiamo anche a un altro fenomeno, lo tocco appena anche per, ma stavo per dire, per vostro conforto, la vostra missione familiare. Di fronte agli anziani che magari non hanno più energie, ma particolarmente di fronte anche ai bambini e alle nuove generazioni che nascono e crescono. È facile sentirsi dire, ed è sbagliato ripeterlo, che i giovani non capiscono niente, i giovani d'oggi non capiscono niente. Hanno la loro stella, hanno la loro luminosità. Questa stella è di tutti, è concessa a tutti, prende forme varie, i momenti vari, però appunto mai mandarsi, avere l'attenzione invece di accoglienze di chi che sia quando si parla di queste cose o quando si vuole vivere o convivere, perché non è solo una professione di fede a parole, qui è uno scambio di vita, è una comunità di vita che si sprigiona. E dunque noi abbiamo questo momento così, no? Che rivela un'altra provocazione molto, molto, molto forte. Dicevamo che la stella poteva essere anche una cometa, ma non ha importanza. Pensiamo che per attraverso invece c'è una energia in noi, c'è una luminosità che se mai si spegne, magari ti splende nei momenti più difficili e per altro verso appunto ti aiuta a comprendere che ti devi muovere. E prevedibilmente sta dicendo questa liturgia una sollecitazione a non essere pigri, a non essere ritualisti, bravi, sì, ma non ci muoviamo. Oppure se abbiamo difficoltà ci chiudiamo in casa, ci chiudiamo dentro la comunità cristiana. Qui si tratta di andare e di affrontare e di chiedere e poi di trovare. E i verbi sono questi, quanto è bello. Durante tutto il Natale i pastori si muovono senza indugio, vanno, non capiscono, rivanno, dicono, raccontano, tornano contenti. Ed è una provocazione anche per noi attraverso la vita quotidiana, ma viene sollecitata, viene anche sottolineata in questa messa dell'Epifania. Bisogna andare, trovare senza indugio, se ci sono difficoltà di qualsiasi genere, provare a informarsi meglio. Noi abbiamo in effetti una ricchezza di informazione che è la nostra vita cristiana, ecclesiale. Qui si può dire per esempio, ma come nello cerchi? Cercalo nell'Eucaristia, nella Domenica.
cercalo nel battesimo, cercalo nel volto del tuo prossimo, magari quel prossimo che hai in casa. Ravviva un attimo e segui, muoviti, non incancrenire dentro casa con qualcosa che ti crea solo buio, io non so, oppure guarda che razza di robe. No, si tratta proprio di andare in fondo, di avere perseveranza, convinti che si possa trovare, difatti, l'altro momento di grandiosità dei magi che andarono, trovarono Maria, Giuseppe e un bambino. E questa immagine della Sacra Famiglia ci sia sempre più cara, sia sempre cara. Un tempo avevamo di più anche da un punto di vista di familiarità, io lo dico spesso, da ragazzino vedevo che le ragazze andavano al matrimonio e la prima cosa che si compravano era il capoletto della Sacra Famiglia. La curiosità adesso non è mica necessaria questo, però questa è la contemplazione del Natale e questo è, con tutti i significati che comporta, la presenza di una attenzione dovuta anche quando si parla ad altri, cioè questa Sacra Famiglia la si possa vedere dalle nostre famiglie, che non sono senza difficoltà, ma sono sempre rifacimento e rifacimento e hanno la grazia di perseverare e per sperimentare appunto in una dimensione familiare l'allargamento delle nostre famiglie che si trovano nella Chiesa, nella comunità cristiana, dentro il mondo senza confini, il mondo che non ha confini, convinti che per tutti c'è una stella e per tutti c'è un orizzonte aperto sempre, costantemente aperto. E si tratta poi di godere dei doni dei magi, oro, incenso e mirra, oro non monete false date al Signore, tirate fuori oro, il meglio di voi stessi e non la mediocrità. È una tensione da vivere, perché noi saremo sempre pellegrini qua giù, dove si dice felicemente gementi piangenti in valle di lacrime, e dove però con la preghiera va avanti e dice: no, ma orsù muoviti, orsù, avvocata nostra, che è Maria, che è con una presenza misteriosa ma materna per noi. Quindi la preziosità di te stesso, non le scorie o le tue miserie, che possono essere perfino anche quelle un dono, perché dice: ho solo questo. Ma offri, tira fuori, offri, non ti soffocare di queste cose qua. Oro, incenso, che indica, come dire, la nostra attenzione, il nostro fiato quasi, no? Che onora il Cristo Signore, che consente a noi di respirare, che quella respirazione che può dire quotidiana. Come respiriamo, così possiamo esprimere il nostro orientamento di vita e fare in modo che possa essere puro, trasparente, veramente non inquinato. E la mirra, che era ed è considerata e ricordata come un segno di una passione che viene coperta e medicata. Gesù, quando viene deposto, vanno al sepolcro, portano oro, incenso, mirra, no. Ma la mirra o comunque quei prodotti ci sono, e cioè una vita che, vuol dire, anche per parte nostra appassionata. Se non si vive senza passione ci si può scoraggiare, ma non si vive senza passione, e siamo sempre capaci di passioni, di passione buona, e quando fosse una passione impegnativa è preziosa. La fedeltà tua è come la fedeltà di Cristo Signore sulla sua croce. Scendi dalla tua croce e allora sì, crederemo in te. Non è stato accettato da Gesù, non è accettabile per noi. E questa incensazione, questa festosità dell'Epifania si espone al mondo esattamente esponendo la nostra missione, la nostra appassionata missione e la nostra appassionata carità. Possiamo accontentarci così,
per portare appunto con noi la grazia di questo Natale, purificata anche da un gesto magari di umiltà, sì, però il Signore anche quest'anno e anche come in ogni giorno ha davvero, come dire, il modo di entrare nella tua vita, di non schiacciarti, ma di riaccendere il tuo cammino.